Hey Cooch, benvenuti in questo nuovo video di San Andrea Link 91 ed oggi siamo in questo nuovo video di Yo-Kai Watch Pony Pony. C'è un nuovo evento in corso. L'evento dovrebbe essere incentrato solo Yo-Kai Rin e ai suoi sottoposti, andiamoli a vedere. Ovviamente ci sono tanti yokai e tutti questi yokai dovrebbero influenzare poi Rin in qualche maniera. Iniziamo proprio appunto oggi con l'evento di Gilgador femmina. Ok? Però lo yokai che più mi interessa è Velenotto, star del pop, più o meno sarà una cosa del genere. È molto interessante dato che Velenotto appunto è il mio yokai preferito. Ecco appunto, primo yokai è lei, che poi appunto se andiamo a vedere sono tutti quanti incentrati su Rin. Sono solo 5 quando in realtà me ne sembravano di più di là. Comunque sia, non è un problema, magari si apriranno poi, non lo so. Ma cominciamo con l'evento. È un evento Budokai a quanto pare. A me gli eventi Budokai lasciano un po'... Allora, se non avete ancora scelto da quale parte stare, diciamo, tra arancione e verde, io vi consiglio arancione. Perché arancione? Perché almeno abbiamo più facilità quando poi andiamo a rubare agli avversari. Ora, non è proprio detto che sia al 100% l'aiuto, anche perché Yo-Kai Watch è particolare come gioco. È lasciato tutto quanto al caso, quindi è superficiale rubare qui. Ok, qui c'è ancora in corso l'evento di Nate e dei suoi amici, ma non ci tange perché non è più attivo. Quindi cosa fare? Iniziamo ovviamente con le quest per questo evento. Abbiamo ovviamente giocare l'attacco al punteggio come prima. Questa è una costante di tutti quanti gli eventi. Poi abbiamo vinci il torneo per 3 volte. Vinci il torneo per 5 volte, vinci il torneo per 10 volte e vinci il torneo per 15 volte. Ovviamente non bisogna vincerlo 15 volte di fila. Un certo numero di vittorie consecutive lo vedremo poi nelle missioni. Quindi basta che lo vinciate un totale di 15 volte. Che poi le prime 20-30 volte sono piuttosto facili. Dopo dalla 30ª-40ª in poi iniziano ad essere molto più difficili. Quindi se volete fare queste quest le fate facilmente, anche se siete novizi di Yo-Kai Watch Puni Puni. Ovviamente farò anche qualche slottata, non mi tirerò certo indietro. Ok, allora queste prime nove missioni sono particolari. Praticamente cosa ci richiedono? Tutte quante, ora mo indipendentemente dalle ricompense che ci danno, poi quello starà a voi decidere se farle o meno, ci chiede di girare per ben 9 volte la gacha da 10 summon, quindi fare 9 multi summon sulla gacha di questo nuovo evento, che poi andremo anche a fare, andremo anche a vedere qual è. Però se fate 9 multi summon potrete appunto sbloccare tutte quante queste ricompense carine. Beh, insomma. E qui ci sono altre 7 missioni. Queste 7 missioni richiedono di andare a fare una sfida, ovvero andare a rubare. Come si fa per andare a rubare? Ve lo faccio vedere subito. Basta che noi andiamo sulla cesta del tesoro, clicchiamo su una qualsiasi scelta tra quelle disponibili, scegliamo una qualsiasi pagina tra quelle che ci mancano e poi scegliamo un avversario. Quale scegliamo? Uno a caso, quello con Layton, va, mi sta simpatico. E poi con il nostro team possiamo andare ad attaccare la squadra dell'avversario. Ma l'avversario non è che sta lì a guardare, l'avversario combatte. Ovviamente l'avversario sarà un computer che combatterà per l'avversario. Però noi scegliamo Yakodori, un biglietto. Vuoi usare un biglietto per andare a combattere? Certo! E quindi affronterete una sfida. Ma questa sfida deve essere vinta certamente se volete completare le missioni. Ovviamente l'avversario sarà sempre forte, però appunto in base al colore del quale sceglierete l'oggetto che vi manca, voi avrete un bonus se userete la stessa tribù. Per esempio la tribù gialla è misteriosa, se userete gli yokai misteriosi avrete un incremento di forza. Così come se il pezzo che vi manca è rosso, se userete una tribù audace avrete un incremento del 30% di forza su quella tribù. Per completarle bisogna vincere un totale di 1, un totale di 3, un totale di 5, un totale di 7, un totale di 10, un totale di 15 e un totale di 20 per ricevere appunto tutte queste ricompense. E poi arriviamo al torneo.
Oh, vinci 10 sfide al torneo. Vinci ne 20, vinci ne 30, vinci ne 50 e vinci ne 100 per ricevere l'Esfera Suprema. Ora, se le fate bene, se non le fate, insomma, sta sempre a voi decidere se farle o meno, come sempre, come per ogni missione. Però se voi giocate davvero tanto a Yo-Kai Watch, puni puni, io vi consiglio di provarci, perché alla fine, male che va, non ce la fate. Però, se siete giocatori assidui, come lo ero io, fatele, che ce la fate a farle. È un po' ripetitivo, ma avete capito il punto. Perfetto, qui iniziano i punteggi ai quali arrivare. Come in tutte le battaglie, riceviamo dei punti alla fine, uno score, un punteggio. E in questo torneo ci sono dei punteggi specifici da raggiungere. Ad esempio, il primo ci richiede di fare 50.000 punti. La seconda missione ce ne richiede 100.000. La terza 250.000. La quarta 500.000. E la quinta 1 milione. Così, la sesta ce ne richiede 3 milioni. Ora, è impossibile farle? No, è possibilissimo farle. Io sono arrivato a 6 milioni, la più alta mi sembra. Quindi ragazzi, riuscite tranquillamente a farle, specialmente più andate avanti col torneo, perché più andate avanti più diventano difficili le lotte e più avrete possibilità di andare in Fever Time, boostarvi l'attacco, usare yokai che boostano il punteggio e cose varie per arrivare a 3 milioni, ce la fate sicuramente. Altre sfide per il torneo: creare una combo di 5, creare una combo di 10, creare una combo di 15, una combo di 20, una combo di 30, no, una combo di 25 e poi una combo di 30. Insomma, queste qui danno ricompense meno particolari perché le combo sono più facili da fare. Certo, come sempre, più andate avanti, più diventa facile farle. E qua creare le sfere bonus. Che torneo scrauso. Va bene, creiamo un totale di 8 sfere bonus. Così facile, solo 8. Vabbè, insomma, fate 8 sfere bonus se volete ricevere anche tutte quante queste ricompense. Le missioni sono piuttosto facili, quindi direi di non indugiare oltre e di andare a fare qualche slottata. Ovviamente lo yokai che vorrei trovare è Gilgador femmina, per capire che diavolo ha di particolare, oltre al fatto di essere femmina, che poi non è che un mo perché uno è femmina fa scalpore, però Gilgador l'abbiamo sempre visto come un maschio. Allora, abbiamo la possibilità di trovare più facilmente un SSS? Vediamo un po' che troviamo. Questa è la gacha reincarnata. Un po' poligonale, ma mi piace. Attenzione. Io ora sono o i due addirittura. Allora me le voglio godere alla fine. Iniziamo con la prima oro. Ah, un biglietto. Che è per Kirakoma? E no, 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 il sciarco no. Meno ma... Oh, 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 oh. Allora, abbiamo queste tre oro. Vai con la prima. Attenzione. Ah, madrena, ok. Vai con la seconda oro. Ah, bambaraia. Bambaraia. No, dinostrugo. No, dinostrugo. Com'è che si chiama questo blu? 4, stavolta una tripla S la voglio. Attenzione, ho aperto quella oro, ero impaziente. Bocchione, bu 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 bu. Majin Kamen, sì, Mazinga. Ultima. Che delusione. Ma sapete che c'è? Al diavolo, facciamole tutte, vai. Chi se ne importa? Vai, va, sì, occorre qua Masaka. Sì, non è possibile. Ah, sai che c'è? Vai, spacca tutto, apri tutto. La S era la balena. Oh, non va bene, ma ce la facciamo andare bene comunque. Bene, quindi allora per questo video è tutto. Ovviamente nell'evento poi avrete anche la possibilità di affrontare lei, apparirà come boss random. Quindi io come sempre vi ringrazio per aver seguito il video. Vi ricordo ovviamente che in descrizione c'è il link per Instagram, dove pubblico tutti quanti gli aggiornamenti e anche foto del mondo nerd e cose varie. Come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale nel caso ancora non foste iscritti, e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Bye bye.